È stato uno dei grandi fondatori veronesi, padre Filippo Bardellini, di cui venerdì 24 agosto si ricorda la morte avvenuta nel 1956. Figlio spirituale di Don Calabria, nel 1921 il servo di Dio diede una possibilità di accoglienza e riscatto a tante persone con disabilità mentali che all'epoca venivano tenute e chiuse dentro casa, fondando l'Istituto delle Poverette della Casa di Nazareth. Il fondatore aveva un amore così grande che ha fondato quest'opera proprio per dare amore a chi amore non ne aveva e ha iniziato l'opera nella propria casa, poi aveva preso questa casa che era una filanda, perché nella sua casa non ce ne stavano più, per lui aveva un grande amore, un grande amore e un grande abbandono alla divina provvidenza e ha dato tutto se stesso per loro, ma per portarle tutte a Dio. Poi lui aveva un amore grandissimo per le anime che lui seguiva. Lui diceva: Io voglio salvare tante anime. Con il carisma del fondatore, ancora oggi vengono portate avanti con competenza e amore numerose opere a Verona e in provincia per la promozione delle persone con disabilità. Nella nostra comunità alloggio ospitiamo 16 ospiti, tutte donne con età molto varia, alcune anche con età avanzata. E la nostra finalità è il benessere psicofisico delle ospiti e per fare questo abbiamo degli obiettivi da raggiungere. Adesso avete fatto delle riprese con alcune attività, e attività di canto, ludico-ricreativa e sulla terrazza sull'Agige che noi insomma è molto bella e ce la possiamo anche godere. Poi attività di pittura. Le ospiti non sono tutte presenti in quanto eh, alcune sono nella, stanno facendo le vacanze a Sanzione di Montagna nell'istituto che le suore hanno a località La Pora. Ecco, siamo presenti qui a Verona, qui in via Filippini, presente la Casa Generalizia e a Ponton. Di, di della Valpolicella di Sant'Ambrogio, poi ne abbiamo un centro professionale che è a Corrubio, abbiamo dei centri, un altro centro a Mozzecane e una casa famiglia a Volarne e ci sono anche lì ospiti e lì a Volarne c'è anche un CEOD nuovo. Insomma.